sulla quale noi ormai da tempo stiamo lavorando assieme, tengo assieme con voi perché voi siete una parte essenziale in questo lavoro. A mio avviso è un lavoro che state facendo con molta attenzione, con molta professionalità, alla stregua dei nostri collaboratori. E io, se permettete, non è un atto di ruffianismo, ma vi ritengo assolutamente tali proprio perché per far sì che un intervento così importante come la gestione di una pandemia e la gestione di una campagna vaccinale, è un momento lei storico rilevantissimo, se non lo si fa in maniera corretta tra chi agisce sul campo e chi fa tra cinghia di trasmissioni con la comunità per dare le giuste indicazioni, le giuste comunicazioni, non si riesce a fare un buon lavoro. Quindi la vostra presenza è una presenza assolutamente essenziale, direi strategica, e la vostra collaborazione è assolutamente indispensabile. Noi stiamo lavorando da tempo per contenere lo stato di pandemia e se volete stiamo presentando un po' di... Facciamo un excursus rapido di quelli che sono le situazioni in essere per fare il punto della situazione in modo tale che riusciamo a condividere, se ce la facciamo con i potenti mezzi, se sono potenti, se la facciamo con i potenti mezzi, vediamo un attimo com'è la situazione. Andare avanti. Questa è la situazione di come sta andando la positività, la pandemia. Vi rendete conto che i positivi stanno crescendo. E questo è il risultato della presenza della variante Delta. Questo, quello come vedete nella tabella successiva, ai primi di luglio eravamo a poco più di qualche caso. Oggi la situazione è notevolmente diversa, anche se non drammatica, ma direi che 14, dalle poche decine di casi di inizio di luglio, arrivare a 41, 50, 40, 50 casi al giorno non è una cosa da sottovalutare, e questo a mio avviso va tenuto in considerazione. Non è che ci sia una suddivisione per comune particolare, comunque i casi ci sono e quindi noi bisogna